perché oggi tiriamo con una sconfitta intera, ma la precedente è già passata. Oggi abbiamo usato la linea verde, 4 in ore, bisogna più lungo. Peccato che sarebbe stata finita 2-1, perché questa ricerca veramente è andata molto e abbiamo dimostrato di esserci. Sicuramente sapevamo di andare in libertà nel secondo tempo e non sapevamo che potessimo vincere il 1-0 nel primo, però sicuramente la squadra si è andata molto meglio. Peccato non fare di tutta la strada. Avevamo un primo tempo dove sì, sapevamo che la forza potrebbe essere all'interno di questi giochi, poi sappiamo che la categoria paga e nel secondo tempo dobbiamo pagare anche un pizzico di fortuna perché potevamo dirigere verso altre risultati. No, sappiamo che purtroppo i 11 tirati ci sono anche in giro, quindi si è in una situazione difficile. In questo giorno abbiamo dei punti di riferimento. Ma non credo nel riposo perché possono giocare meglio sabato, a volte non credo. Fisicamente stiamo benissimo, quindi ritengo che il riposo portato cadere in una partita per forza dovevamo. Siamo qui in compagnia del direttore sportivo Eugenio Bianchini, termina la regular season, terminiamo al secondo posto, diciamo una grande stagione per questo Desenzano. No, direi effettivamente, ti ringrazio Marco, effettivamente mi dai un bel assist, nel senso che è vero che in termini di presentazione squadra era auspicabile ed era nelle nostre idee riuscire a far meglio del sesto posto, tu ne eri testimone. Arrivare secondi credo che sia qualcosa di straordinario, anche perché onestamente i ragazzi, lo staff e il mister hanno fatto veramente qualcosa di ad oggi, voglio dire, mai visto qui a Desenzano, insomma, ecco. Quindi fare il secondo posto in una categoria come l'eccellenza credo che dia soddisfazione a tutti, partendo dai nostri tifosissimi sostenitori dalla curva, diciamo, col grande Domenico, che tutte le domeniche non ci fanno mai mancare il loro supporto e che spero riescano a organizzare qualcosa di speciale, ma ne sono sicuro già sabato nella partita con l'Oltrepò di playoff. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, non posso che continuare a ringraziare la società, nella fattispecie il presidente Garagna e la famiglia Tonoli, che mi hanno dato la possibilità di venire a Desenzano, dove c'era, tra l'altro, insomma, comunque si era lavorato molto bene anche prima, perché comunque non sono mai mancati risultati buoni. Però diciamo che abbiamo aggiunto qualcosina anche di personale, quindi di questo sono contento e sono orgoglioso. Ringrazio Renato Cartesan, ringrazio il preparatore, il mister in seconda Mariani, i preparatori Righetti e Della Noce, più il fisioterapista Beschi, Frank, per gli amici, perché alla fine se si è arrivati a questo, lo sappiamo bene sia tu che io, che una buona fetta del successo è da dividere con loro, anche perché poi stanno con i ragazzi e sono riusciti a creare un gruppo e un ambiente che ti permette di lavorare serenamente. Grandissimo poi ringraziamento chiaramente ai giocatori, perché insomma al di là di Maspero, ma sul quale non mi voglio soffermare perché tra premi, capocannoniere, pallone d'oro, eccetera, voglio dire, penso che abbia già avuto la vetrina che meriti. Vorrei ringraziare particolarmente Novazzi, il mio capitano, perché alla fine in questi 2 anni mi ha supportato e sopportato e ha fatto sì che la mentalità della squadra venisse trasferita ai giovani e a quelli nuovi. I risultati sono qui da vedersi, per lui e per noi soprattutto. Vorrei ringraziare particolarmente Ragnoli, perché è stato un acquisto fortemente voluto, un ragazzo che ha sposato questo progetto al 100% e che, devo dire, da quando l'abbiamo, abbiamo dato una svolta importante anche dietro. L'anno scorso qualcosina in più avevamo concesso, quest'anno quando è arrivato lui, diciamo che essere la seconda difesa del campionato, terza, diciamo, ecco, con terza difesa, non fa altro che migliorare. Insomma, in tutti gli aspetti abbiamo migliorato e di questo sono contento. Abbiamo ringraziato tutto lo staff e i giocatori che ovviamente ci hanno portato a questo livello, ma anche i nostri giovani si sono ben comportati in questa annata. Sì,
direi partendo dai 98, nel senso che al di là di quello, voglio dire, la società non è solo la prima squadra, la società è composta da 400 atleti, per cui direi che si sta vedendo un lavoro importante, mirato e con dei risultati che anche oggi, se guardiamo con una squadra che era più o meno una juniores, abbiamo tenuto testa per 60-70 minuti a una squadra di eccellenza con dei giocatori che hanno fatto categorie importanti. Direi che si deve lavorare su questa idea, questa è l'idea, bisogna continuare. Sono stati campionati vinti 97-95, campionati importanti, ci si è salvati senza i play-out anche con la juniores, e d'oggi abbiamo cominciato a vedere qualche giocatore dei nostri finalmente giocare in prima squadra. È logico che bisogna continuare su questa strada, perché come abbiamo visto è ovvio che qualcuno non è ancora pronto, e su questo i ragazzi devono capire che se fanno dei buoni sacrifici e si applicano, questa è una vetrina che gli può dare lustro e che, nella quale poi si trovano protagonisti e quindi divertirsi. Non dubito che tra qualche anno avremo la possibilità, e non molti, se così è il lavoro fatto fino ad oggi, si possono avere dei risultati ulteriori e confortanti nel vedere magari più di un giocatore del nostro settore giovanile vestire la maglia del Desenzano. Questo è ovvio che è un progetto partito ancora l'anno scorso e che piano piano, è ovvio, non bisogna bruciare né le tappe né dare la possibilità a chi sta sviluppando il settore giovanile di arrivare a questo, e chi sviluppa la parte della prima squadra juniores di poter calcolare anche questo, insomma, di riuscire a lavorare in questo. Io credo che ci possa essere in questo una grandissima soddisfazione, credo mia e dell'Alberto Locatelli come responsabili, uno del settore giovanile e l'altro, diciamo, da direttore sportivo. Quindi in tal senso vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. E in questo credo che se ne giovi la società. Ci accingiamo a questi turni di playoff, incrociamo le dita, ma dove può arrivare questa Desenzano? Dove possiamo arrivare? Ma dove possiamo arrivare, se lo sapessi, non ti direi dove sarei probabilmente adesso. Però al di là di questo, battute concedendo, permettendomi, visto che oggi è una giornata un po' di festa, ti dico che la filosofia della società è quello che mi è stato chiesto, ribadendo il concetto sui giovani prima, quindi se si può si vince, questo è il concetto fondamentale. Poi cosa viene dopo? Sappiamo benissimo i periodi, sappiamo che si fa fatica, sappiamo che di soldi si fa sempre più fatica a trovarne, gli sponsor sono sempre più difficili da gestire e quant'altro. Però Marco, io ragiono, dico che in questo momento qui è giusto fermarsi nel giardinetto e non pensare troppo oltre. Il troppo oltre vuol dire non pensare a sabato alle ore 18:30, ma vedere di preparare bene la partita questa settimana ed arrivare con tutte le possibilità, tutto ciò che abbiamo, senza perdere centimetri, per riuscire a fare bene e cercare di vincere con l'oltre po'. Poi ci penseremo la settimana successiva, e poi credo che la società si siederà, faranno delle valutazioni. Se mi chiederanno un parere, chiaramente sarò disponibile. Se mi chiederanno di poter collaborare ancora e di andare avanti nella collaborazione, ne sarò ben lieto, perché tu sai che per me Desenzano è comunque, l'ho sempre detto, il massimo che posso avere dai dilettanti. Quindi voglio dire, meglio è difficile trovarne. Però voglio dire, tutto è fattibile, tutto è possibile. Ma dopo, dopo domenica, tanto meno, okay. Quanto meno. Oggi esordio, prima squadra, con Morto, io dico sì, andare. Sì, è stata una partita molto intensa, e mi è piaciuta perché è veramente quello che potevo fare. Anche con i compagni, essendo la prima partita, mi sono trovato bene. Visto una bella intesa tra voi e tutti i giocatori, che oggi Massa ha fatto molti infatti gol, sì, è stato proprio un assist bello, e io ho cercato di dire al mio compagno come facevo di allenamento, e mi sono smarcato e ho cercato una roba di più. Sensazione di vestire la maglia di questa? Sì, sono contento perché è la prima partita e abbiamo fatto giocare anche in campionato, quindi mi hanno dato una possibilità e sono contento. Speriamo che andiamo avanti e continuare.
Provenzano oggi capitano da Provenzano, primo minuto, è arrivata questa sconfitta, però la testa penso sia già. Sì, sicuramente la festa sabato, oggi abbiamo fatto una prestazione direi ottima, considerata anche la qualità dei giocatori che erano in campo, e dal primo all'ultimo abbiamo fatto una bella prestazione, niente da dire, ci siamo andati qui a fondo, poi sono stati due episodi, abbiamo preso due gol, va bene così. Poi vabbè, motivazioni in campo differenti, ovviamente i nostri avversari stanno diventando tutto per tutto per restare. Sicuramente loro avevano voluto giocarsi tutto, noi qualche motivazione in meno, però comunque visto i giovani motivati, questo è importante. Orgoglio tuo personale per questa fascia? Sì, sicuramente oggi ho ereditato la fascia da Nomazzi, il numero 6, quindi sicuramente soddisfazione. Ho cercato di onorarla al meglio. E speriamo che porti fortuna per le parti importantissime. Speriamo, sicuramente. Adesso arrivano i playoff, sappiamo e vogliamo dare tutto il nostro possibile. Oggi Giorgio, prima squadra, e un'azione importante, ha fatto assist per il gol, e sono soddisfazione. Soltanto per la sconfitta di oggi, però vabbè, c'è la prestazione un po' di tempo. Sì, ogni tanto qualcosa di buono esce. Sono contento di aver esordito. Dico grazie al mister per l'opportunità e anche per avermi consentito altri minuti. E spero di esserci ancora. Sensazione, come è stato vestire la maglia adesso questa prima squadra? La sensazione è stata bella, soprattutto all'inizio. Insomma, spero di riuscire a fare bene il prossimo anno, perché l'obiettivo era questo. Vabbè, abbiamo perso, ma sta bene, dai. Mi ha sulla stagione, ecco, io non ho sbagliato tutta la salvezza, e personalmente come è andato? Allora, all'inizio abbastanza bene, poi ho avuto un po' di piccoli infortuni, e insomma, all'inizio andavo anche piuttosto bene, poi siamo calati e abbiamo dovuto lottare per la salvezza, ma aver raggiunto la salvezza è stato un ottimo obiettivo.